presente la prima azione della gara di oggi. Si è disputato il trofeo Rotary Club di Follonica, gara a scopo benefico con formula 18 buche Stableford Handicap. Due categorie. I premi sono gentilmente offerti dal Rotary Club di Follonica. Bravi. Premiano la dottoressa Romina Rosticci, presidente del Rotary Club di Follonica, dottor Fernando Damiani, presidente del Golf Club di Puntala e dottor Giuseppe Di Budo, rappresentante del Rotary Club Follonica e golfista. Bene. Buongiorno a tutti. Allora, io vi ringrazio intanto per la partecipazione. È una gara per me particolarmente sentita, perché chiaramente non premio quanto presidente del Golf di Puntala, ma quanto rotariano. Quindi mi fa doppiamente piacere ospitare una gara del Rotary di Follonica e essere qui con voi alla premiazione. Sapete bene anche l'incarico che ho avuto poi per i prossimi anni e mi riempie di soddisfazione e di orgoglio. Sporteremo il baricentro del distretto in Maremma, sarà almeno dopo 20 anni che non tornava dai tempi di Giorgetti, che non tornava qua, quindi Puntala sarà un po' il centro, diciamo, quantomeno della vita sportiva. Quindi per gli agonisti, mi riferisco a voi, ha giocato oggi, preparatevi perché faremo qui il torneo distrettuale e tante altre manifestazioni di contorno dell'insieme. Quindi questo mi faceva piacere già dirvelo in anteprima. E grazie di nuovo a tutti i partecipanti, anche ai nostri soci che naturalmente onorano sempre le gare e vedo che sono qui il numero consistente al premio. Quindi grazie a tutti e complimenti ai vincitori. Credo che anche lo scopo poi della gara sia importante, perché una parte del ricavato va a scopo benefico, quindi un plauso ai Rotary, insomma, anche da parte di chi non ne fa parte, però dovete sapere, insomma, che la nostra associazione ha un ruolo importante in quella che è la società mondiale, insomma, tutto quello che possiamo fare per chi ha meno fortuna di noi in questi momenti. Quindi grazie a tutti e passiamo alla premiazione. Grazie a tutti. Ringrazio tutto e ringrazio soprattutto la famiglia Damiani, tutte e due le veci, e soprattutto per la tempistica, perché in poco tempo siamo riusciti a organizzare questo torneo e naturalmente prende spunto dalla passione di due nostri soci che sono di Beppe e di Maurizio, che hanno giocato con voi a golf. Non ci capisco niente del golf e quindi non so dirvi se sono bravi o non bravi, a sentir loro no, quindi non abbiamo questa nomina di grandi giocatori. Vi ringrazio a tutti di aver partecipato e continuiamo col pranzo, un po' pranzo merenda, però vorrei premiare questi giocatori. Ma il nostro auspicio è di fare nuovi giocatori di golf, a cominciare dalla presidente che potrebbe iniziare. No, io vi posso dare il mio compagno perché non è il giocatore di hockey che dice che è abbinato questa cosa. L'ideale è che nel golf sarebbe importante la famiglia, perché è uno sport che richiede, l'avete visto oggi, richiede un po' di tempo, quindi condividerla in famiglia sicuramente aiuta a praticarlo con piacere. Andrea, che peraltro ci seguirà negli sviluppi del golf, dove ora partiremo con una foresteria a Berlino e quanto altro, già ora con la crepausa, mi dispiace non avermi potuto ospitare nella nostra sede ufficiale, però d'altra parte mi auguro che in un mese e mezzo possiamo arrivare alla fine, in modo che per Pasqua almeno la Clubhouse sia agibile e torni a potersi offrire a tutti voi. Però poi partiremo anche agli altri lavori e Andrea, quindi lui sarà il terzo golfista di diritto. non la scuse, va bene? Volentieri. Senza scuse. Grazie di nuovo. Grazie. Allora, procediamo con la premiazione, iniziando con il primo rotariano del club di Follonica, che viene vinto con 22 punti da Maurizio Perri. Bravo! Facciamo una foto, Facciamo una foto anche di qua, così. Là. Perfetto, via. È stato veloce.
Tanto li facciamo tutti insieme. Ripetiamo la foto. Anche il presidente. Ah, scusa. Ok, via. Troverete poi foto e video delle premiazioni sul nostro canale YouTube e sul nostro sito, oltre che sui social. Primo Signores con 29 punti, Massimo Zanardi. Bravo Massimo. Facciamo una foto velocissima, là. Anche il bacio. No, ma ci sta un'altra. Vieni qua. Vieni, fatti fare la foto. Ah. Un'altra? Vai. Passiamo alla seconda categoria con handicap di gioco da 23 a 36. Secondo netto Luigi Cutrone con bravo. 34 colpi. Bravo Luigi. Okay. Ok, grazie. Primo netto di seconda categoria con 35 punti, Rudolf Mosiman. Bravo Rudy. Ci dà anche un tocco di internazionalità dalla Svizzera, eh? Ok. Passiamo adesso alla prima categoria con handicap di gioco fino a 22, secondo netto Bruno Mario Teston con 31 punti. Complimenti, guardi ancora la fotografia. Ok. Primo netto di prima categoria con 32 punti, Fabio Rosso. Bravo Fabio. Ok, ci ha fatto velocissimo. Deve essere velocissimo. Io come faccio? Primo nell'ordo con 16 punti, Romeo Fallone. Bravo Romeo. Ah, te ne sei. Bravo, bravo, bravo. Bravo Romeo. Complimenti. Perfetto Romeo, benissimo. Ok. Grazie a tutti.